però alla fine ho preferito andare. Attenzione che qua c'è il nostro protagonista. Se non sbaglio si chiama Califano. Non so se si può dire, ma si chiama Califano. E faccio l'anima sua. Poi non morto. Un solo ordine regola il cielo e gli esseri viventi. Due uomini uniti come uno solo. Fratelli. Tra voi due c'è un solo re. Dopo l'ossessione per i corpi, ricordiamo Stefano accorsi in veloce come il vento, dimagrito, anche lì denti marci, un'altra ossessione per una coppia di fratelli. È vero. Forse i più famosi, tra i più famosi della storia proprio. Come mai questa ossessione per i fratelli? Ho trovato nella vicenda mitologica qualcosa che era molto attuale, molto contemporaneo, perché l'origine di Roma ci parla di accoglienza, ci parla di qualcosa che nasce per includere le persone che non hanno nulla, e questo è quello che effettivamente avviene, no? Perché c'è una fase tribale che poi viene sostituita da un inizio di ordine che poi sappiamo, insomma, è durato secoli. E tutto questo però nella vicenda mitologica si semplifica in un sentimento fortemente emotivo, molto, molto caldo, che è il sentimento di due fratelli che noi siamo abituati a conoscere nella leggenda come, no, uno ha ucciso poi l'altro, ma in realtà dietro, nella mia visione, c'è un calore, c'è un sentimento, c'è una volontà di aiutarsi a sopravvivere, di salvarsi in un mondo dove apparentemente tutto è tutto impossibile. Cosa ci dirà questo film sulla Roma contemporanea? Perché qualcosa ce lo dirà, se si può anticipare. Ci dirà tante cose importanti, perché secondo me, adesso senza entrare nel dettaglio, chiaramente la storia è molto vicina ai giorni nostri, è una storia sentimentale che ha tante cose che ci parlano del presente. E non solo la parte emotiva, ma anche una parte di senso che ci fa forse anche un po' riflettere su quella che è l'origine della nostra civiltà. Ho voluto un po' alzare il tiro e tentare di parlare anche con molta umiltà, però diciamo, di un tema che è un tema importante, perché, come dire, mi annoiano un po' tutti i film che facciamo anche in Italia, insomma, tutti un po' simili, e cerco un po' di stimolare lo spettatore provocandolo anche in modo difficile, perché secondo me, come dire, rischiare, no, è anche un po' un dovere che abbiamo per cercare di costruire strade nuove. Visto il grande realismo, il trucco, l'ambientazione, che, se si può già anticipare, che accompagnamento musicale ci sarà per questo film? C'è già qualche idea? Ho un compositore estero e stiamo lavorando molto sulla costruzione di suoni dell'ambiente, di suoni naturali che diventano orchestrazione, che diventano suoni tribali, ma nello stesso tempo nascono veramente dai rumori che si potevano sentire e immaginare. Ho molto pensato, ho fatto anche uno studio sulla musica antica, però alla fine ho preferito andare. Attenzione che qua c'è il nostro protagonista. Se non sbaglio si chiama Califano. Non so se si può dire, ma si chiama Califano. E faccio l'anima sua. No, quindi sì, appunto, un lavoro sui suoni estremamente quasi diegetico, cioè quasi partendo e rimanendo su quello che è il suono, i suoni prodotti dall'ambiente, che poi diventano in qualche modo, speriamo di riuscirci, musica e composizione. Sic ti dipendenti. Questo chiedono gli dèi.